La parte blu si occupa delle eccezioni, quindi qua dovreste avere un senso di liberazione, perché capirete che in realtà la regola non è così rigida come ve l'ho presentata finora. Cioè, ci sono casi di libero utilizzo, cioè ci sono casi in cui potete agire, potete prendere e riutilizzare opere già create da altri senza dover chiedere il permesso, perché la legge vi dà un margine di azione. Oppure è il titolare dei diritti ad avervi dato un margine d'azione. Vedete che i due casi. Quindi le libere utilizzazioni stabilite dalla legge, adesso le vediamo velocemente, sono quelle nella legge italiana dagli articoli 65 in poi. Nell'altro caso invece sono le licenze open, che è la parte che ci occuperà dopo sulle cosiddette licenze Creative Commons. Cioè è il titolare dei diritti a dirci: puoi utilizzare liberamente le mie opere? Perché ci ho messo una licenza che te lo dice, che è il caso dei miei libri, il caso delle mie slide che vi ho già accennato prima. No, le Open Educational Resources sono open proprio perché hanno queste licenze. Andiamo veloce sulle libere utilizzazioni. Vedete, libere utilizzazioni sono casi in cui un'opera che è ancora sotto copyright può essere utilizzata senza chiedere il permesso. Quindi si tratta idealmente di aree franche in cui il diritto d'autore fa un passo indietro a favore di altri interessi più importanti da tutelare. Ad esempio, la libertà di insegnamento. Cioè ci sono casi in cui il legislatore prevede che la missione dell'insegnare, del formare nuove menti sia più importante del tutelare una casa editrice o un autore, i diritti di una casa editrice di un autore, no? E questo è il caso che vi interessa, adesso vi faccio vedere alcuni. Gli americani hanno una teoria più, insomma, un principio più ampio che si chiama fair use, che dice, vedete, che l'uso fair, cioè l'uso corretto di un'opera sotto copyrighted work, is not an infringement of copyright, cioè non è una violazione di copyright, qua dice alla fine, se è fatto per, vedete, critica, commento, news reporting, ma anche teaching, insegnamento, includendo anche la distribuzione di copie a uso classe, oppure studio e ricerca. Questo è un principio generale, è l'approccio tipicamente americano. Loro hanno norme molto asciutte e poi lasciano alle sentenze dei giudici diciamo stabilire i vari confini, no? Noi abbiamo l'approccio opposto, noi abbiamo articoli di legge che ci danno queste eccezioni, no? Prima si chiamavano libere utilizzazioni, adesso poi le hanno riscritte con un approccio molto più restrittivo, infatti le hanno chiamate eccezione, da libera utilizzazione a eccezione al diritto d'autore, quindi anche semanticamente l'approccio sembra molto chiaro. Questa ad esempio si occupa delle fotocopie, no? Salto direttamente al punto 2, il primo parla della riproduzione fatta a mano. Cioè, se voi andate in biblioteca e vi copiate le voci della Treccani sul quaderno, in teoria quello è un diritto riservato, anche quello dovreste chiedere il permesso, però se è fatto a uso personale è libero. È libera la fotocopia di opere, il punto 2 invece già mi interessa di più, è libera la fotocopia di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico o in quelle scolastiche, nei musei pubblici e negli archivi pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi. Cioè, quindi non parliamo della fotocopia che fa lo studente o che fate voi privatamente, ma è la scuola o la biblioteca o il museo che a uso interno fa delle fotocopie, quindi non deve chiedere il permesso. Perché? Perché sono opere che hanno il suo catalogo ed è un uso per i propri servizi senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Nell'interezza anche. Sì, ma deve essere senza alcun vantaggio economico, commerciale, diretto o indiretto. Cioè, se diventa un'attività massiva per cui poi la gente non compra più il libro, no, certo, questo è il trucchetto. La parte che forse vi interessa di più è il punto 3, in realtà, il comma 3, che parla della fotocopia fatta dall'utente, invece, che è quella del limite del 15%. Non so se qua avete le fotocopiatrici a uso studente, avrete messo il cartello, no? Tutte le copisterie, tipografie. No, non è obbligatorio, nel senso che lo si mette per scaricare la responsabilità. Adesso vi spiego. Nelle tipografie e copisterie mettono questo cartello, con scritto. Ricordati che ai sensi dell'articolo 68, legge 6, hai il limite del 15%. Perché? Perché se entra qualcuno a controllare in quel momento, il tipo della copisteria alza le mani e dice: ah, ma io ho messo il cartello. Se lo studente poi non l'ha rispettato, non ci posso fare nulla. È un modo per scaricare un po' la responsabilità. Comunque, dice che è consentita, nei limiti del 15% di ciascun volume o fascicolo periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. Quindi 15%, attenzione che vale solo per le fotocopie, non mi cadete nell'equivoco
tipo ho masterizzato un CD, ma sai, era solo nel 15%, quindi no, è solo sulle fotocopie, ok? Oppure xerocopia, penso che si riferisca. L'ho detto prima, le copisterie scaricano la responsabilità sull'utente, nel senso che lo fanno fare all'utente. Non si fa più tanto, perché hanno preso multe da 15.000 euro a botta. Cioè una volta, quando ho fatto l'università io, e parliamo quindi non di 70 anni fa, ma di 18-17 anni fa, andavi in libreria, no, non solo, erano già pronti. Ti dicevano, vuole il manuale, vuole il torrente di diritto, di diritto privato, ma lo vuole fotocopiato originale. Ecco, hanno preso delle multe pesantine e non lo fanno più. Però te le, fai, le fotocopie te le puoi sempre fare tu, nel senso che loro mettono a disposizione la fotocopiatrice, ti danno la tesserina numerata con 100 copie o 2000 copie, tu paghi in anticipo e la fotocopiatrice la usi tu come utente. Allora ricadi sotto l'articolo 3, sotto il comma 3. Scusate, se non sento più. Ricadi sotto il comma 3, cioè la responsabilità è dell'utente che utilizza la macchina. Io copisteria non ho fatto la fotocopia, ma ho messo a disposizione la macchina. Ho risposto? Articolo 70. Articolo 70 parla dell'attività che fate tutte le volte che fate in aula o che fate quando pubblicate un commento, una recensione, prima lui ha detto una tesi di laurea, una tesina, qualsiasi cosa, tutte le volte in cui per diciamo rendere l'opera completa dovete anche citare pezzi di opere fatte da qualcun altro, no? Cioè se non ci fosse questo articolo le tesi di laurea non si farebbero più, cioè, perché il professore anzi è richiesto citare, nel senso che il professore ti dice la fonte, no? Sì, no, ma non solo la fonte, proprio il pezzo. Sì. Cioè, la famosa citazione, se serve per sostenere la tua tesi, o addirittura se sei una tesi sperimentale per superare quella tesi, devi metterla, perché è una buona prassi scientifica. Se non ci fosse questo articolo, tutte quelle volte tu dovresti telefonare alle varie case editrici o mandare l'email per chiedere il permesso. Invece si dice che il riassunto, la citazione della riproduzione di brani o di parti di opere e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati a tali fini e purché non costituiscono concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera. Ok? Se effettuati ai fini di insegnamento o di ricerca scientifica, l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali, che mi sembra, come dire, abbastanza anche sottinteso. Nel vostro caso siamo sempre per finalità illustrative e per fini non commerciali nella scuola pubblica. Forse nella scuola privata un corso di formazione in cui la gente paga un biglietto per partecipare sarebbe già un'attività di business, quindi è diverso. Però, vedete, cioè, deve essere a scopo di critica o di discussione. Cioè, io non posso fare un collage di citazioni, classico libro di aforismi. Tu dici, ma ho citato due righe, ho capito, ma hai fatto un copia e incolla, hai fatto una raccolta di aforismi, non è una tesi in cui tu commenti Nietzsche, ma hai fatto la raccolta di aforismi di Nietzsche, allora quello è diritto d'autore, ok? È perché impedisce copia e incolla. Salto una slide, perché vedete c'è un comma 1 bis, perché quando c'è un bis vuol dire che è stato inserito successivamente, vi faccio vedere com'era la norma prima, cioè la norma originale del 2003 era questa qua. Il comma 2 si occupa delle antologie d'uso scolastico. Non so se qualcuno di voi ha partecipato a questa attività. Le antologie d'uso scolastico sono antologie, per definizione sono raccolte di opere fatte prima da qualcun altro, no? Se no sarebbero un'altra cosa. E quindi lì siamo ben oltre lo scopo di critica e di discussione. Cioè io non devo mettere solamente tre righe, a volte devo mettere tutta la poesia, no? Oppure una parte sostanziale di una prosa. Allora cosa succede? Che se è ad uso scolastico ci sono delle regole specifiche per farlo senza dover chiedere il permesso, ma versando un eco compenso, che era uno dei diritti che vi ho citato brevemente prima. Ecco, queste norme, non ve le posso citare adesso, sono nel regolamento attuativo della legge, cioè questa legge italiana sul diritto d'autore ha un suo regolamento attuativo e lì ci sono scritte le norme con in quali proporzioni potete prendere una poesia, in quali proporzioni potete prendere un pezzo di romanzo e quanto dovete pagare a seconda della lunghezza. Ok? Quindi chi dovesse fare questa attività in realtà lo fa già la casa editrice, quindi dubito che l'autore si debba interessare lui, però se siete curiosi potete andare a leggere le norme lì. Il comma 3 ci ricorda semplicemente quello che diceva qualcuno di voi prima, che quando prendi i pezzi devi anche ricordarti di citare la fonte, e anche lì il professore che ti segue per la tesi te lo dice, ma qui ce lo dice anche la legge, nel senso che non è solo una questione di galateo accademico, di buona prassi accademica, è una questione giuridica. Cioè dobbiamo ricordarci che
quando c'è riassunto, citazione o riproduzione, deve esserci sempre la menzione del titolo dell'opera, dei nomi dell'autore, dell'editore e, se si tratta di traduzione, anche del traduttore. Ok? Perché ho saltato un comma? Perché questa era la norma originale e poi si sono accorti che c'era un buco. Cioè, non avevano previsto vagamente una cosa che si chiama internet. Cioè, non c'era un... nel 2003 non potevano arrivarci. E allora, e perché è successo? Perché, vi spiego, in realtà c'è stato un vostro collega che si è immolato. Si è immolato sull'altare della libertà. Nel senso che grazie a lui adesso voi potete fare delle cose che prima non potevate fare. Perché si è immolato? Perché sostanzialmente ha preso una multa di circa 4.000 euro da SIAE proprio per un'attività di riproduzione di opere. Homo Laicus è il sito web di un docente di materia letteraria, non so se è sì, filosofico, ma c'è anche tutta una parte di storia dell'arte. E infatti nella parte di storia dell'arte io vi invito a fare uno sforzo di pensare che cosa era internet nel 2003-2004, quindi non era l'internet di adesso, dove ognuno aveva la sua pagina Facebook, in 3 secondi mettevi tutto su internet, dovevi un po' darti da fare, dovevi anche saperlo fare. Lui, poverino, era uno di quelli, erano all'epoca quello che sarebbero adesso gli animatori digitali, no? Cioè il professore che è un po' quel passo in più in ambito digitale, e si era fatto questo sito web di sua iniziativa. E cosa faceva? Lui ripubblicava in questo sito web un po' di materiali che usava a lezione, che era un'attività ovviamente meritoria. Addirittura il Piano Nazionale della Scuola Digitale ti dice che adesso devi farlo. Cioè, quindi, ok, pensate com'è cambiato il mondo nel giro di 15 anni, 10 anni neanche. Cioè, quello che all'epoca era eccezione adesso è regola. Piccolo problema, non era prevista questa libera utilizzazione che adesso vi leggo, e quindi lui ha fatto delle cose che hanno violato il diritto d'autore. Ad esempio, aveva una sezione di storia dell'arte in cui pubblicava quadri di autori intesi ormai come classici, ma ancora tutelati, perché se io metto Picasso, Dalì, De Chirico, Modigliani, no, è tutta gente ancora tutelata, perché sono morti negli anni 70-80, no? Ok, Dalì è morto negli 80, qualcosa di... È gente che è tutelata ancora per decenni, e se tu riproduci le loro opere, prima o poi qualcuno ti viene a dire, o la togli... In più, fregatura, lui aveva usato uno spazio web di quelli che c'erano una volta, adesso non si usano forse più, no? Che ti davano, che erano dati in omaggio da Tiscali, da Wind, da Infostrada, da Virgilio, cioè ti davano uno spazio web gratuito con la differenza che ti mettevano in alto la loro pubblicità. Cioè tu avevi lo spazio gratuito e loro ci aggiungevano il loro banner, che era anche, come dire, comprensibile, io ti do lo spazio gratis e ci metto la mia pubblicità. Piccolo problema è che mettendoci la pubblicità la cosa odorava anche di utilizzo commerciale, anche se la pubblicità non andava in tasca al professore. Pensate, questo come è uscito fesso, poverino. Cioè, non ci ha guadagnato e ha pure preso la multa. Però purtroppo la legge è quella, nel senso che anche SIAE si era trovato in un certo imbarazzo, no? Dire, cioè, trovarsi a fare una multa a un professore che fa un'attività anche di divulgazione culturale era una situazione fastidiosa, però dietro a una segnalazione SIAE non può arbitrariamente dire sì o no, la sanzione deve farla in quanto ente, come dire, che applica una legge. Il buco è nella legge, cioè mancava una libera utilizzazione che si occupasse di quella roba lì, di quell'attività lì, che è quella che fate voi, cioè tutti coloro che hanno anche poi il sito o che pubblicano sul sito della scuola. Non so se la scuola ha un canale YouTube o ha... non lo so. Potrete aprirlo adesso con questo filmato che mi state ridendo. C'è il privato, ecco, vedi, ad esempio, nel momento in cui venisse aperto al pubblico si porrebbe il problema. Il comma 1 bis è stato aggiunto quindi dopo, sulla spinta di questo episodio, hanno detto, onde evitare che adesso di caso Homo Laicus ne vengano fuori uno ogni 10 giorni, perché stava esplodendo internet, quindi la gente iniziava a pubblicare le cose su internet, hanno detto no, facciamo una libera utilizzazione, un'eccezione ad hoc, ed è questa. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate per uso didattico o scientifico, e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. È scritta male, lo so, è scritta male perché c'è questo bassa risoluzione o degradate che ha creato, esatto, ha creato ilarità soprattutto anche per degradate, che tutte, con tutte le parole che si potevano utilizzare. Però io quando spiego questa slide invito sempre a guardare il bicchiere mezzo pieno, in realtà, guardatela dal punto di vista positivo. Cioè la bassa risoluzione di oggi in realtà
è una risoluzione sufficiente per fare tutto praticamente, no? Anche il degradate ci aiuta, perché il degradate, pensate a un file JPEG, no? È un file di immagine compresso, per definizione. Voi cercate su definizione, la definizione su Wikipedia vi dice file di immagine compressa. Però se il JPEG lo metto 800 metri per 200, ha una risoluzione comunque così alta, è comunque degradata per definizione, ma ha una risoluzione comunque sufficiente per farne anche l'attività di stampa. E lì non ha detto a bassa risoluzione e degradate, ma a bassa risoluzione o degradate. Quindi l'hanno scritta male, però ripeto, è uno scritto male che può giovare a noi utilizzatori. Cioè, è intenzionale. Aspetta, brava, ottima osservazione, dice la collega. Era intenzionale questa genericità, questa poca. Perché in realtà vedete che dice dopo: con decreto del MIBAC, previo parere della commissione, dovrà poi essere disciplinato il caso più concreto con un regolamento. Cioè si deve dare, vedete, definire il limite dell'uso didattico e scientifico in questo regolamento. Solo che questo regolamento non è mai arrivato. Cioè loro hanno scritto la norma generica perché hanno detto stiamo generici, perché poi daremo i dettagli nel regolamento che uscirà. Questo regolamento non è mai uscito e siamo ormai a 11 anni, no? Dal 2007 al 2018. Quindi di tempo per farlo, di occasioni per farlo, credo che ne abbiano avute. Anch'io sono dell'idea che forse ormai non uscirà mai, nel senso che, boh, secondo me, esatto, può succedere che riscrivano direttamente, adesso stanno aspettando una direttiva europea che spingerà per fare la nuova legge sul diritto d'autore, non lo so, non voglio saperlo neanche, sinceramente. Però per adesso abbiamo questa, e quindi questa cerchiamo di usarla, come dire, in un'ottica positiva, e non è... cioè, questa vi lascia un po' di libertà. Ovviamente ricordatevi che parliamo di internet, cioè vale solo su internet. Deve essere a titolo gratuito e parliamo solo di immagini e musiche, i video non ci sono. Immagini e musiche, alcuni hanno sostenuto che nel concetto di immagini ci fossero anche le immagini, però prego. Cioè, se io pubblico capisco che è difficile riconoscere, se io pubblico l'immagine del quadro della Gioconda, no? Non è che vado a luce a fare la foto, lo faccio, scannerizzo, quindi mi chiedo, diritto annesso, cioè diritto dell'editore. Diritto dell'editore forse no, il diritto del fotografo forse sì. Sì. Allora, ripeto la domanda, perché non so se... Quello delle musiche, certo. No, un'altra cosa. No, perché lì non c'è un diritto connesso. Allora, nella nostra legge c'è una norma che dice che le riproduzioni bidimensionali di opere creative, di opere, diciamo, dell'arte figurativa, quindi sculture o quadri, sono tutelati da un semplice diritto connesso di 20 anni dallo scatto della foto. In altri paesi addirittura non c'è neanche questo diritto, cioè la semplice fotografia di un quadro non genera un nuovo diritto, perché è come se fosse sostanzialmente una scannerizzazione, una digitalizzazione di qualcosa che è stato creato da un altro. Quindi non riusciamo oggi ad andare a questo livello di dettaglio, però è una domanda utile, cioè, sicuramente è una domanda on topic. Però la risposta dipende a seconda del tipo di legislazione sotto cui siamo. In Italia abbiamo il fotografo che fa lo scatto all'opera del Bernini, alla scultura, ha un suo diritto che dura 20 anni sullo scatto. In altri paesi forse nemmeno, se sono opere bidimensionali, se parliamo di quadri. Le sculture è già diverso, perché c'è comunque la luce, c'è la posizione, il posizionare il cavalletto in un certo modo e via dicendo. Comunque, ok, quindi... fotografo una mostra fotografica delle foto di qualcun altro, no? Senza aggiornamento su Instagram o sui social network, senza diritto dell'autore. Si potrebbe avere... Allora, senza diritto dell'autore, senza diritto dell'autore non vale come frase, perché no, abbiamo detto che il diritto d'autore c'è sempre. Senza consenso dichiarato è un problema, nel senso che se tutti facessero a una mostra di opere ancora tutelate, se tutti facessero le foto e il testo su Instagram, questo fotografo qua a un certo punto scoppia.
come dire, perderebbe il controllo delle sue opere. Il diritto d'autore è fatto invece esattamente per quello, per consentire all'autore di avere un controllo. Poi è chiaro che se è una riproduzione che non danneggia nessuno, difficilmente lui ci potrebbe dire qualcosa, però se comincio a fare un'attività massiccia, e vado a tutte le mostre, faccio le foto alle foto alle foto, cominciano a dirmi di no. Ed è anche comprensibile, ok? Anche perché non, e poi non siamo in questo ambito qua, perché deve essere per uso didattico scientifico. Su Instagram non so se vale. Io tanti anni fa ho cominciato a scaricare delle immagini che mi servivano per fare il PowerPoint, no? Scannerizzarle da libri. Sì, da libri, immagini. Sì. Che ne so, tabelle. Se siamo. No, è qua. Quello sì. Se queste slide vengono. Se queste slide vengono utilizzate in aula, non c'è pure neanche il problema del diritto d'autore. Vabbè, allora non si pone nemmeno un problema di diritto d'autore. Il problema si pone quando vengono poi diffuse e pubblicate. Ma diffuse in che senso? In rete. Beh, allora no, non è sbagliato l'osservazione. Lei dice, se io comincio a darla ai ragazzi, in effetti sono 20 quest'anno, 20 esatto, l'anno prossimo, poi queste immagini cominciano a girare, perché poi loro se le passano, loro le mettono in giro. Allora, finché è attività didattica, voi siete in un certo senso tutelati da un principio generale e poi anche dal buon senso, cioè è un'attività che non è destinata alla pubblicazione, quindi è uso interno all'interno della scuola. Io ho insegnato in un'università privata, gli studenti quando si iscrivevano firmavano il contratto, diciamo, di iscrizione, e c'era un'annotazione in cui potete spegnere i cellulari, le suonerie, grazie. C'era un'annotazione per cui lo studente si impegnava a non diffondere il materiale didattico, perché era un'università che costava un sacco di soldi, ovviamente nei 10.000 euro all'anno che pagavi c'era anche il fatto di avere i materiali originali dei docenti, no? Se tutti cominciavano a darli in giro, ovviamente, quindi, ma lì siamo su un altro piano. Qua siamo sul piano della scuola pubblica, insomma, prevale la libertà di insegnamento, prevale il fatto che avete una missione specifica, cioè non è che... Però se arrivo, vi invito comunque a stare un po' attenti, se la stessa immagine la trovate in una versione libera, senza problemi di diritti d'autore, scegliete quella libera, così dormite un po' più sereni, solo quello. E il problema, come giustamente già diceva la collega prima, si pone invece nel momento in cui vado su internet. Se queste slide comincio a mettere sul sito della scuola, allora si pone il problema di dove ho preso queste immagini. Perché? Perché io in questo caso, se il sito della scuola, posso usare uso didattico e scientifico, perché non c'è dubbio, è il sito della scuola. Sì. Quindi così... La piattaforma e-learning, esatto, uguale, in cui c'è una palese destinazione didattica, scientifica, e non c'è. Però la piattaforma e-learning, se è una piattaforma e-learning privata, dove c'è tanto di banner pubblicitario, il problema è già diverso. Quindi se io mi metto capisci? Sul registro elettronico come uso alla lezione... È uso interno. Magari potete mettere... Per ulteriore scrupolo, vi lancio questo suggerimento, per ulteriore scrupolo mettete una notazione sotto con scritto materiale a uso interno, non divulgare. Ok, in modo tale che se qualcuno lo trova, non viene da lei a dire, ma lei come si permette, guarda, io ho fatto delle slide a uso interno, se poi lo studente le porta in giro, sinceramente non è che posso fare il carabiniere, no? Di tutto quello che viene fatto. Sì, ma se dessimo invece il microfono anche a chi fa le domande, come la vedete? Sì, ok. No, perché là dietro vedo che fanno fatica a sentire. Lì. Lì. Forse questo. Premuto lì. Più forte. È acceso. Sì. Allora, adesso. C'è solo la ho distribuito il materiale prodotto da me ai ragazzi e ho scoperto che siccome questo materiale era fatto da me, i ragazzi lo sono distribuito per tutta la scuola. Sì, è quello di cui stavano dicendo prima. Esatto. Cioè voi non però potete... io, a parte che io li ho spaventati, ho detto c'è diritto da me, cioè, grado di... Il microfono... Non hai fatto niente, assolutamente, però altro che non sta bene, perché poi è solo mio, cioè... Sì, no, allora, non è per sminuire, però, certo. Nel senso, provate a pensare cosa succede nelle grandi università. Ah,
Sì, ma sì. Nel senso, quando gli studenti non sono 200, 300, ma sono 4.000, il primo anno di giurisprudenza in cui hai in aula 4.000 studenti in un teatro e lì ovviamente gira di tutto, no? Gli appunti di quelli dell'anno prima, le domande dell'esame. È come dire, è sempre stato così e sarà sempre così, quindi un minimo di tolleranza, di buonsenso ci deve essere. Poi ripeto, un conto è l'uso didattico e scientifico, quindi il professore non si può lamentare, parlo ad esempio universitario, se gli studenti si passano le fotocopie, perché sarà sempre così e non puoi entrare, il diritto d'autore non arriva a quel livello lì, no? Come se io vietassi allo studente, quelli che dicono venga all'esame con la copia originale del libro, che era follia, sbagliatissimo, perché non è, succede. Il problema è, ad esempio, lo studente che si fa il suo sito e mette tutte le cose online, allora lì sì che effettivamente diffonde ad un pubblico che è oltre quello normalmente previsto. Però sa anche in termini diversi, cioè pubblicano rispetto alle colleghe, vero che lì hanno fatto bene, magari riuscendo a cercare prima, però magari la colleghe non è dato perché non lo sa. Vabbè, allora, teniamo distinto l'aspetto... Sì, esatto, teniamo distinto l'aspetto morale e didattico da quello giuridico. Io qua parlo di quello giuridico, ok? Quindi sul discorso del ma le slide erano belle ma non erano pronte, erano se diffuse, su quello non entro, dovete vedere voi se la sentite diffondere o meno, e quello non mi interessa. Dal punto di vista giuridico la questione è così. Tornando all'esempio che faccio io, invece ci sono siti web che in modo un po' furbetto lasciano che gli studenti pubblichino le materiali dei professori, quindi anche prese dei libri, quindi in violazione del diritto d'autore, e quello lì sì effettivamente è un'attività massiva perché trovi di tutto ed è un pubblico, essendo su internet è un pubblico indefinito, cioè potenzialmente tutto il mondo, e quindi lì le case editrici e gli autori un po' se la pigliano male. Come d'altronde succedeva nel vecchio mondo, la copisteria che si faceva le fotocopie e faceva un mercato sotterraneo, per cui il professore diceva, allora, com'è che quest'anno il mio manuale di diritto privato non si vende più? Grazie, ci sono tre copisterie che fanno le copie. Quindi vedete che sono due piani diversi, cioè non confondiamo. Sì. È modificabile, no, vabbè, ma non si potrebbe neanche cioè, modificabile o meno, non si potrebbe comunque diffondere, quindi il problema è a monte. Però ripeto, non mettete insieme i due piani, però vi invito adesso ad andare un attimo avanti perché sennò non ce la facciamo, siamo un po' tirati. Allora, quindi questa norma l'abbiamo chiusa, ce n'è un'altra, vabbè, ai portatori di handicap, di particolari handicap, sono consentite per uso personale le riproduzioni di opere e materiali protetti. Purché siano direttamente collegati all'handicap. Questo è il classico esempio, no? Vi dicevo, il legislatore fa un bilanciamento di interessi e dice che in questo caso è più importante tutelare il soggetto debole, il portatore di handicap, rispetto alla casa editrice o il titolare di diritti. E sì, perché? Perché in questo caso l'unico modo per cui un non vedente può accedere a un contenuto è creare l'audiolibro, no? E quindi in questo caso è più importante tutelare il suo interesse all'accesso alla cultura piuttosto che l'interesse della casa editrice che vende una copia in meno, ok? Però se non ci fosse questa norma non sarebbe così, perché parte il default, no? Tutti i diritti riservati che abbiamo visto prima, ok? Quindi questo è un esempio, poi ce ne sono tanti altri ma non li posso far vedere tutti, però visto che in questo caso voi avete a che fare anche con appunto questioni di disabilità, di BSA, per cui a volte si chiede necessariamente, cioè è richiesto che lo studente studi su dei materiali modificati per la sua esigenza, questa modifica sarebbe una elaborazione creativa, quindi un diritto tutelato articolo 18, ma non dovete chiedere il permesso, perché? Perché se lui lo fa per il suo handicap prevale questa sua esigenza rispetto ad altri. Poi le case editrici più attrezzate in realtà ti danno già il contenuto, però a volte no, ok? Però questo mi dà, credo, l'idea del